Voglio, come vi dissi lunedì durante la diretta, tengo una bella sorpresa per voi. Seguitemi. Qualcuno di voi già lo saprà, qualcun altro lo saprà ora. Io non tengo la patente, voglio, e non so ce ne manco guida. Non poco perché nessuno mai si è messo vicino a me e mi ha imparato. E non poco perché quando mia mamma mi ha dato i soldi della scuola guida, me l'ha già mangiato. Sa che posso avanzare a noi che casa caruto, così, però è vero. Voglio, in pratica che è successo? Ci ha chiamato la concessionaria Scadi, via Scarfoglio, la concessionaria della Peugeot, e ci ha detto di fare un video per la Peugeot. Noi la prima cosa che mi è venuta in mente a me è stata che inizia a c'è tutta la macchina, che video ci potevo fare così qua. E mi è venuta in mente una cosa. Ma si sabato di sto qua, dalle 16.30 alle 19.30, vi chiedo di venire fuori allo stadio, a Rossa Curva, a Mambarà, a puttana poca la macchina ci venite. Se sì, facciamo un bello video e si due ore, a voi Mambarà da portare la macchina. Quindi voglio, ne usciranno di cotte e di crude, perché non ci manca la russa frazione, non ci manca mettere la prima, e vi posso garantire, voglio, ve lo posso garantire, io sono proprio zero sulla macchina, non so ci posso avanzare a noi che casa caruto, così. Quindi questa è una bella occasione per tutti quelli là che mi chiedono sempre, Fabri voglio fare un video con te, voglio fare un video con te. Se siete maggiorenni e tenete la patente, questa è l'occasione per voi. Sì, qualcun altro può venire solamente per vedere e figure di merda che sicuramente farò, può venire anche tranquillamente, pur se non è una patente a questo. In pratica siete tutti invitati. Ovviamente metteremo una telecamera interna e un'altra esterna per riprendere tutte le immagini più simpatiche di queste due ore che trascorriamo insieme mentre voi mi imparate a portare la macchina a me. Sai come si mi bello? Voglio, mi raccomando, vi aspetto sabato. È arrivato il momento che mi faccio imparare a portare la macchina. Ci manco la prima. La prima. Di qua. Forse è la prima volta che metto la prima. Ecco qua. Speriamo che non sia l'ultima. Ah, Giovizio, speriamo che non è l'ultima, ma sei. Si portano 16 qua fuori, vero? No, quello in fondo. C'è quello in fondo a destra e al di là. Alzo un po' lentamente la frizione, no? Allora, vedi che il palo mi fa paura. Diciamo che la tartaruga arriva più lontana, però... Yeah.
da portare la mano, ma io su giù la NASA c'è. Noi dobbiamo. Sto imparando oggi. Veramente ho visto su Facebook che c'era una persona che non guidava. È lui. Sì, è lui. Mi raccomando. Mamma ride, ma sta bene. Ma quanti anni c'è? 30. Ah, pensavo 18. No, 18. E ancora non guida. Vabbè, vediamo. Allora, aspetta. Mossa già accesa, quindi abbasso la pressione la prima. Ha guidato prima, pensi sì. Penso, non lo so, non lo so. Proviamo a finire. Non mi sembra. Ma come mi chiamate? Scusa, non mi sono presentato. Io sono ingegnere della motorizzazione. No, nome, Gino, nome. Gino. Gino, Fabrizio, scusa. Allora, ingegnere della motorizzazione, lascia. Allora, c'è l'ero circolino. Come vedi che non scherzo? Come lo? No, come non scherzo? Ma mi sta prendendo in giro? No, ma secondo me voi mi sta prendendo per culo a me che ci dà la motorizzazione, ecco. Un giovane sforza una macchina. Cioè veramente, insomma. Oddio, io sono in pericolo. Scusa, ma chi è il responsabile qua? Allora. Ma devi accelerare un po'. Sto accelerando. No, mi sta pigliando in giro, secondo me. Non posso pigliare in giro, però. Ma scherzi a parte. No, veramente. Un giovane oggi che non usa internet, computer, non ci fosse. Anzi con computer la macchina, che è la computer. Lo so con computer diverso, non pazzesco, ecco. Tu hai tenuto pochi bacini, se pensi che si fatica la motorizzazione. Ma sempre per farmi guardare la macchina, ho capito? Giuro che lui... è vero, facciami se. O sostituì ma su signore. Ma prima stava camminando. Vabbè. Ma non ci credo, non mi dà fiducia, non ci credo. Fatemi lo scherzo. A troppo di gas. Ma non del gas. Non partiamo mai. Ma che se ne apri? Ma non è la prima. C'è il freno a mano. Ah, c'è anche il freno a mano, perché la macchina c'è anche il freno a mano. Ah, non lo so. Ah, un freno a mano. Non lo so. Ma il ritmo sta pigliando in giro, stavo freno a mano di là. Ma allora, sai che è? E togliamo il freno a mano. Come se l'hai messo il freno? Ok. Umaro, come se l'hai? Umaro, ma non hai capito come è nata asciutta la mano? E chi l'ha messo il freno? Mica l'ho messo io, sono entrato. Ha ragione il signore, sto freno. Non me la fiducia, signore. Non si fida di me, non mi piace. Ma c'è il freno a mano, come mi fa piacere, voglio a qualcun altro, ma dai. Chi è? No, ma lei mi deve dire, giuro, scherzo, si è ma è uno scherzo, non no? Non è uno scherzo. Ecco, freno a mano. Ma che ne sacci? Ma da quando c'è questa macchina in mano? È già buttata la bicicletta. Ma sta facendo su qua! Qua è meglio che dovete chiamare. Ma andate lì, anche se sta arrivando e poi ci va a portare. Ma follo la sai portare per lo meno? Gesù. Che se gira a sinistra la va a follo. Ciao fa! Chi l'ha portata? Chi l'ha portata? Chi l'ha portata? Poverino! Madonna! È pietà! Ma era una tensione, ma non capite a una tesa! Ecco qua! Stavolta c'ha la cima! Vai!
Guardi, ma si è incastrato, aiuto! Cerruna ha dimostrato, senza avere la patente e senza saper neanche portare la macchina, è una casa caduta. Bravo, lui è una casa caduta. Un applauso alla casa caduta, Cerrone. Bravo, che... e tutti i colori, tutti i colori. Allora Fabio, ti sei imparato a portare sta macchina? No, no, però ti piace? No, nemmeno. Però proverai? Penso proprio no, però alla fine è stata un'esperienza molto bella. Devo dire, qualche metro ho visto che l'hai fatto. Qualche ragazzi. Metro l'ho fatto, deve essere ci sono le prove, quindi non è che sto dicendo una bugia. No, però ci c'è l'età, l'importante è partecipare, ovviamente, questa cosa. Ma che c'è lì? Ci mi sento nuovo. Vabbè, ragazzi, a questo punto io direi di fare un elogio a questo ragazzo. No, veramente, ragazzi, un applauso per il mio coraggio e per. Un applauso è poco! Un applauso è poco! Fabrizio Cerrone! La casa caduta!